ringrazio molto per prima cosa di avermi invitato, sono quasi imbarazzato di fronte al numero delle persone presenti e naturalmente in rapporto alla loro qualificazione professionale, alla loro qualità, e farò del mio meglio per non deludervi. Perdonatemi se comincio con una citazione, non ne farò molte nel corso di questa chiacchierata, però questa mi sembra funzionale introdurre il discorso su Togliatti. Esattamente 20 anni fa, nel 1997, Claudio Natori, uno studioso autorevole della sinistra italiana e europea del Novecento, così scriveva in una rassegna degli studi sul Partito Comunista Italiano e su Togliatti, che si segnalava in quel momento come la più informata ed esauriente. 20 anni. Scriveva Natori: l'ultimo decennio è stato caratterizzato in Italia da una sempre più grave divaricazione tra i risultati della ricerca storica, la cultura di gran parte del ceto politico e il messaggio dei mass media. In particolare, la figura di Togliatti è stata a più riprese al centro di una campagna di opinione intrisa di toni scandalistici, di finte rivelazioni e di veri e propri falsi storici, che ha coinvolto gran parte della stampa e del sistema dell'informazione audiovisiva e che ha teso a costruire un nuovo senso comune all'insegna di una visione demonizzante dell'intera storia del movimento comunista e segnatamente a cancellare il contributo del Partito Comunista Italiano dalla costruzione della democrazia italiana. Scusate la lunghezza della citazione, ma appunto ripeto, ne valeva secondo me la pena per introdurre al discorso. Per parecchi anni ancora, il clima descritto da Natori, almeno nel discorso pubblico, non è cambiato di molto. A poco serviva, vi spiegherò dopo perché mi sono imperfetto a questo punto, a poco serviva che la riflessione storica affrontasse con un crescente allargamento di orizzonti e con sempre maggiore equilibrio il percorso complessivo di Togliatti, come avvenne per esempio in occasione del convegno che la Fondazione Gramsci Nazionale promosse nel 40° anniversario della sua morte nel 2004. Ma a plasmare il senso comune storiografico, che diventava senso comune tout court e a tratti arrivava, è onesto riconoscerlo, a lambire anche gli stessi soggetti politici che si presentavano come eredi della tradizione politica di Togliatti e del suo partito. A plasmare questo senso comune storiografico contribuivano gli occasionali ritorni di interesse alimentati da scoop più presunti che reali su qualche dettaglio della biografia di Togliatti e in particolare, a partire specialmente dal 2003, le ricostruzioni largamente congetturali sul ruolo avuto nella mancata liberazione di Gramsci, che sarebbero continuate ininterrotte per un decennio e ancora di tanto in tanto rubano un po' di spazio alle pagine dei quotidiani o dei siti. Il succo di questo senso comune è sostanzialmente questo: il migliore, come veniva definito ai suoi tempi nel suo partito, e il termine è poi stato ripreso, come dire, soffuso da una certa carica di ironia, per non dire di sarcasmo, ma certamente che Togliatti fosse un uomo di grande statura intellettuale non si può notare, non si può negare. Il migliore restava impressa la macchia incancellabile del passato staliniano, e quello che aveva fatto dopo questo passato poco valeva a redimerlo. Togliatti finiva così per restare la cartina di tornasole della inesausta attualità della quella che era stata definita la questione comunista, che non è in realtà stata superata con la fine del soggetto politico che l'aveva originata, dato che l'anticomunismo è riuscito ancora per il primo decennio del XXI secolo, oggi forse la situazione è cambiata, tornerò su questo,
ad essere il collante di maggioranze di governo eterogenee, oltre che una specie di straccio rosso agitato per eccitare gli istinti più, così, più rozzi, diciamo pure, di ampi strati dell'opinione pubblica. Nessuno più di Togliatti. Certo non Gramsci, non Di Vittorio, non Berlinguer si prestava ad essere assunto come paradigma dei drammi del comunismo del Novecento. Collaboratore stretto di Stalin, corresponsabile indiscutibilmente in una qualche misura dei suoi misfatti, lucido esecutore dei suoi machiavellici disegni di sovversione dell'Occidente, spietato mandante dell'immaginario terrore rosso che infuria nell'Italia del dopo liberazione. Ecco, se del comunismo italiano si voleva accreditare una certa immagine, Togliatti si prestava ad esserne lo specchio quasi perfetto. E quella parte della sua biografia, che indubbiamente esiste, poteva essere costantemente utilizzata per oscurare l'altra, quella di strenuo oppositore al fascismo, di padre costituente, di artefice di quello che Calamandrei chiamò il disciplinamento di masse potenzialmente sovversive nel quadro del nuovo Stato repubblicano, di autore negli ultimi anni di vita, di una riflessione da prima cauta, anche reticente, poi di aria sempre più coraggiosa, sui fondamenti stessi della propria concezione del mondo. Tanto che nel libro che io ho scritto su Togliatti, nella biografia che ne ho scritto, soprattutto nella seconda edizione che è stata pubblicata nel 2003, ho pensato, d'accordo con l'editore, di includere nel titolo la dicitura Togliatti, un uomo di frontiera, perché questo a me pare che obiettivamente sia stato. È chiaro che, diciamo, l'arena mediatica ha ampiamente speculato soprattutto sulla prima faccia di questa rappresentazione, no? Quella demonizzante, per intenderci. Perché? Perché costituiva materie di passioni, nonostante tutto, non ancora spente, e quindi attirava l'attenzione, per dirla banalmente, faceva vendere, no? Perché risuscitava ogni volta polemiche accese tra le tradizioni politiche della nostra storia repubblicana, ormai piuttosto malconce ciascuna individualmente e intenti più che altro a leccarsi le ferite, ma inopinatamente pronte a ricompattarsi o a dividersi sulla questione comunista, appunto. Qui io oggi vorrei soffermarmi soltanto sul secondo aspetto della biografia di Togliatti, non solo perché parliamo di protagonisti della storia dell'Italia e della storia dell'Italia repubblicana, perché questo è il tema del ciclo complessivo di queste lezioni, ma anche perché obiettivamente lo considero molto più importante dell'altro, ecco, in un bilancio complessivo da tracciare della vita e della personalità di Togliatti. E quindi vengo a tracciare un po' il suo percorso, cominciando dal suo ritorno in Italia nel 1944, dopo 18 anni di esilio, e finendo, interrompendo almeno per questa sera, sul 1956, che è una data che può essere per molti aspetti periodizzante, sia nella storia del comunismo internazionale, sia nella storia del comunismo italiano, sia nella storia del sistema politico repubblicano e dei suoi equilibri interni. Dicevo, dopo 18 anni di esilio, alla fine di marzo del 1944, Togliatti torna in Italia sbarcando a Napoli con un lasciapassare delle autorità alleate che finalmente gli hanno concesso di tornare in patria. E lo scenario che si trova di fronte non è apocalittico soltanto per la contemporanea eruzione del Vesuvio, che è appunto incendia e annebbia di fumo l'orizzonte, non solo per questo l'orizzonte è apocalittico. Il paese è spezzato in due, le forze politiche sono divise da contrasti profondi, la guerra infuria ancora nel nord del paese occupato dai tedeschi, nel centro nord del paese occupato dai tedeschi. In questa situazione
Il leader del Partito Comunista Italiano si trova ad assumere un ruolo di protagonista che svolge con profonda determinazione. La consapevolezza del peso determinante della situazione internazionale che lui ha acquisito negli anni di servizio prestati nell'Internazionale Comunista o Comintern resta sempre molto presente in lui, perché quello era un laboratorio essenziale per capire l'orizzonte internazionale, magari in modo deformato, ma certo quello era lo scopo. E per molti anni questo orizzonte internazionale resta la bussola della sua azione politica anche in Italia. In questo la sua prospettiva sarà fondamentalmente diversa da quella di ogni altro uomo politico italiano, con la parziale eccezione di De Gasperi, ma complessivamente sarà diversa. Ma è difficile negare che a partire dal suo ritorno in Italia nel 1944, pur rimanendo fuori discussione il legame organico e profondo con il Movimento Comunista Mondiale e con l'Unione Sovietica, che ne era considerata il centro e il motore primo, pur rimanendo questo fuori in discussione, il baricentro della riflessione e dell'operare di Togliatti si sposta decisamente. L'obiettivo centrale del suo progetto diventa l'invenzione di un nuovo ruolo per un partito comunista, quello italiano, nelle condizioni della democrazia politica di tipo occidentale, perché lui sa benissimo che questa è la condizione in cui si troverà ad agire, e in concreto l'integrazione del PC nel sistema democratico repubblicano. Questo è, a mio avviso, poi il punto di approdo, almeno parzialmente raggiunto al momento della sua morte, anche se non certo mai completato, perché come sapete il Partito Comunista Italiano, finché sarà tale, non rientrerà mai più nell'area di governo dopo il 1947. Ma non anticipiamo i tempi. La linea generale fissata da Togliatti a Mosca già prima del suo ritorno in Italia, fissata in pieno accordo con gli indirizzi della politica di Stalin, concordata addirittura con Stalin alla vigilia proprio della sua partenza, mirava sostanzialmente alla formazione di larghe intese, aperte anche ai monarchici, persino ai fascisti dissidenti, per provocare il crollo del regime fascista e per imporre una pace separata che salvasse l'Italia dalla catastrofe a cui si riteneva andasse incontro il suo alleato nazista. Fu questo alla fine il risultato della famosa svolta di Salerno, per molti aspetti un capolavoro politico di Palmiro Togliatti. Accantonando la questione istituzionale fino alla fine della guerra, i partiti antifascisti, compreso il PC, entravano, sul suo impulso decisivo, nel governo Badoglio, nel quale lo stesso segretario del PC, appunto Togliatti, diventava ministro senza portafoglio. Fu un'iniziativa che permise di superare un lungo stallo, anche se comportò dei prezzi, prima fra tutti il riconoscimento della continuità di uno Stato, quello monarchico, che aveva avallato 20 anni di dittatura fascista. Quindi non solo nei partiti antifascisti di sinistra, nel Partito d'Azione prima di tutto forse, nel Partito Socialista, ma anche nello stesso PC si ebbe qualche difficoltà a digerire una sterzata di tale portata. Nel frattempo la riorganizzazione clandestina del Partito Comunista in Italia nel nord procedeva, ma non era né rapida né facile. È difficile fornire un quadro organizzato della forza del partito al momento della caduta del fascismo. Si stima intorno alle 5-7.000 persone, accanto a un nucleo di militanti più sicuri, presenti soprattutto nelle fabbriche delle grandi città, e Genova è proprio un esempio, che erano poco migliaia in tutto il paese, vi era un fiorire di gruppi formato intorno a vecchi compagni usciti dal carcere o ritornati dal confino,
o riemersi da una passività forzata che avevano osservato durante il regime, o attorno ancora a giovani studenti ed intellettuali che spesso si erano formati nell'ambito delle stesse istituzioni universitarie e accademiche del fascismo. L'orientamento politico di questi gruppi era piuttosto incerto, in qualche caso, forse direi all'inizio nella maggior parte dei casi, tendente a posizioni rivoluzionarie e classiste molto marcate, diverse da quelle enunciate dai dirigenti e in primo luogo appunto sancite dalla svolta che Togliatti aveva operato a Salerno. Il ritorno dei quadri dirigenti comunisti dal carcere e dal confino dà impulso già a partire dall'estate del 43, dopo la caduta del regime, alla riorganizzazione del partito, che si sviluppa con rapidità, e qui giocano fattori abbastanza, come dire, comprensibili. C'erano quadri disciplinati e sperimentati, temprati a una fedeltà senza crepe al partito, pieni di energia, di combattività. Non a caso questi quadri finiscono per, non dico per dare il meglio, ma certo per fare nello scontro diretto della guerra contro i tedeschi e contro i fascisti il terreno più propizio per esaltare le loro qualità. Ecco, almeno una parte della generazione che poi dirigerà il PC dopo il 1945 è figlia di questa temperie. Oltre 50.000 partigiani si inquadrano in montagna le brigate Garibaldi di ispirazione comunista, e di quadri militanti comunisti è essenzialmente costituita l'ossatura dei GAP e delle SAP, cioè dei gruppi armati proletari delle squadre di azione patriottica operanti nelle città. Ma il partito non esauriva il suo impegno nella lotta armata. Dando impulso, e quasi, come dire, pleonastico parlarne qui a Genova, come lo sarebbe a Torino o a Milano, dando impulso all'organizzazione della protesta economica e sociale che sfocia nel nord Italia in scioperi operai di proporzioni e intensità sconosciuti nel resto dell'Europa occupata. No? A partire dal marzo 1943, quando ancora nell'agosto, nel marzo del 1944, fino allo sciopero pre-insurrezionale dell'aprile del 1945, ma con frequenti e ricorrenti fiammate che toccavano ora l'una, ora l'altra grande città operaria. Nello stesso tempo, il ritorno di Togliatti nell'Italia liberata e la scelta di privilegiare l'unità nazionale rispetto alla disputa della questione istituzionale hanno un effetto importante che per molto tempo non sarà perduto, in fondo non sarà mai perduto del tutto, cioè l'effetto di legittimare il PC come forza di governo e come elemento fondativo della nuova democrazia nascente. Tale venne percepito anche dai suoi alleati, anche da quelli che lo temevano, ma che ne avevano indiscutibilmente bisogno per uscire dalla situazione in cui ci si trovava. Quindi il processo di radicamento dei comunisti italiani nella società dopo la liberazione assunse proporzioni fino a quel momento mai raggiunte da nessun altro partito popolare nel paese. Affluivano nelle sue file prevalentemente operai e contadini, tra questi ultimi soprattutto braccianti e mezzadri, nell'Italia centrale e alcune regioni dell'Italia meridionale, particolarmente la Puglia e la Sicilia. Fra operai e contadini rappresentavano complessivamente quasi il 76% degli iscritti nel 1946 al quinto congresso prima della liberazione del partito, dopo la liberazione del partito. Però grande era anche il prestigio, inutile ricordarlo, fra gli intellettuali in quel momento del Partito Comunista Italiano, no? Fior fiore degli intellettuali a Roma, a Milano in modo particolare, gravitava in un'area molto vicina o direttamente influenzata dal PC. Senza dubbio questo impianto così esteso, così ramificato, era il risultato anche della linea politica che il PC aveva elaborato durante la resistenza.
per impulso precipuo di Togliani, che fu sancita appunto dal quinto congresso alla fine del 45, nei giorni tra la fine del 45 e l'inizio del 46. Allora i congressi di partito si facevano anche a Natale e a Capodanno, come in questo caso. La situazione era, diciamo, un po' emergenziale, come potete immaginare. Il progetto della democrazia progressiva, come si cominciò a dire, cioè tale da consentire alle masse popolari l'accesso alla vita e alla gestione politica del paese e da risultare aperta allo sviluppo di elementi socialisti nell'ordinamento economico e sociale, era il punto di coagulo di questa forza che si stava organizzando. La presenza del PC nei governi di unità antifascista che si succedettero dall'aprile del 1945 al maggio del 1947 e la scelta di privilegiare all'interno di questi, soprattutto verso la fine, l'alleanza fra i tre partiti di massa, il Partito della Democrazia Cristiana, il Partito Socialista e il Partito Comunista, rappresentavano la traduzione coerente, si riteneva anche la più efficace di questo orientamento della democrazia progressiva. E molto importante, va sottolineato, fu il ripensamento della forma partito che si giudicava funzionale a questa strategia, cioè la concezione del partito nuovo, come fu detto più volte, come divenne per antonomasia il PC in quel momento. Un partito di aderire a tutte le, capace di aderire a tutte le pieghe della società civile e quindi capace di istituire un rapporto organico, non fondato su una sorta di mandato ideologico, con la realtà nazionale. Lo slogan che a un certo punto comincia a circolare è una sezione ogni campanile, cioè in qualche modo c'era già anche ben presente la necessità di svolgere un ruolo di concorrenza con l'organizzazione, la possente, ramificata organizzazione cattolica che aveva avuto rispetto a quella del PC il vantaggio di non dover sotterrarsi completamente durante il regime. Sia la strategia della democrazia progressiva, sia la concezione del partito nuovo incontravano però resistenze non indifferenti, anche se raramente esplicite, nella base e negli stessi quadri intermedi del partito. Persistevano elementi di ribellismo e di classismo, che erano molto forti nella tradizione del movimento operaio italiano, che era fortemente intriso, fin dalle sue origini, anche di questa vena di sovversivismo, come gli stessi comunisti giudicavano, usando il termine in modo critico. La contraddizione fu fonte di quella che poi lo stesso Togliatti avrebbe chiamato la doppiezza. Cioè certi settori del partito si uniformavano alla linea ufficiale soltanto o soprattutto perché convinti che si trattasse in realtà di un espediente provvisorio, di un espediente imposto da un rapporto di forze non ancora abbastanza favorevole o sfavorevole, ma di cui il partito si sarebbe sbarazzato appena possibile per applicare la sua presunta vera politica, cioè per prendere il potere da solo. Si aggiunga che c'era un legame fortissimo di natura, direi anche proprio sentimentale, affettiva e simbolica, che avvinceva i militanti comunisti all'Unione Sovietica come patria del socialismo e a Stalin, al Partito Sovietico, considerati intanto, come dire, gli artefici principali della vittoria della Seconda Guerra Mondiale, con qualche forzatura, ma certo anche con qualche fondamento. Artefici principali no, ma artefici fondamentali sì. E poi considerati anche pilastri di un modello di civiltà e di democrazia intrinsecamente superiore a quello parlamentare borghese delle democrazie occidentali. Quindi questo era un elemento che rafforzava fortemente questo côté ribellistico, classista del partito. E la doppiezza era una realtà, non era necessariamente il frutto di un calcolo, capite, fatto per
sviare l'avversario, era una realtà che consisteva nella compresenza di più generazioni e di più linee politiche non apertamente in contrasto tra di loro, ma nemmeno omogenee, all'interno del partito. Più generazioni, c'era una generazione che si era formata addirittura negli anni della formazione del partito stesso, quindi negli anni roventi del primo dopoguerra, tra il 19 e il 21, nel biennio rosso, che aveva poi fatto, come dire, il suo apprendistato nelle galere del fascismo al confino. E c'era un'altra generazione arrivata magari un po' più tardi, ma che il suo apprendistato l'aveva fatto nella resistenza, nella guerra civile, sparando in sostanza, e quindi anche questo contava e aveva il suo peso. Però questa doppiezza, e c'era invece appunto una linea proclamata con insistenza dal partito in tutte le sue dichiarazioni ufficiali dal ritorno di Togliatti a Salerno, a Napoli, insomma, con il governo di Salerno in poi, che invece proclamava la fedeltà a un sistema democratico, escludeva l'accesso violento al potere, preconizzava la necessità dell'alleanza con i grandi partiti di massa. Certo, per combattere e stirpare le forze reazionarie del paese, ma in un disegno complessivamente unitario. Allora, questa doppiezza fra questi due aspetti fu portata ad evolversi verso uno dei suoi due corni, oltre che dall'iniziativa personale di Togliatti, che appunto la mise in campo fin dal suo ritorno, e poi la perseguì con costanza rispetto anche di resistenze interne nel partito, anche dalle condizioni in cui si svolgeva la lotta politica e sociale all'interno del territorio nazionale. Qui un elemento è fondamentale, e certo è merito di Togliatti e anche elemento che condiziona la sua posizione: il grande impegno profuso dei comunisti nei lavori dell'Assemblea Costituente, di cui ritengo per esempio Conveni ne avrà ampiamente parlato, lo sforzo tenace di definire un progetto di Stato elaborato unitariamente con le altre forze che avevano fatto parte dello schieramento antifascista. Ecco, questo elemento si rivelò di incalcolabile, direi, importanza. È un elemento che in qualche modo impronta quel tanto di coesione civile che ancora resiste in questo paese. Fu in forza di questa cultura politica, e non solo a causa degli sfavorevoli rapporti di forza internazionali, che né l'esclusione delle sinistre dal governo, sopravvenuta nel maggio del 47, né l'acutissima tensione innescata, ne parleremo fra poco, dell'attentato a Togliatti nel luglio 48, fu in forza di questo che queste tensioni non provocarono lacerazioni irreparabili. Tuttavia vi fu un momento in cui questo esito non era affatto scontato, e su questo vorrei soffermarmi in particolare. Tra il febbraio e il luglio del 1948 la democrazia italiana fu sottoposta a tensioni durissime che in più di un momento furono un passo dal metterla in discussione. Esclusi socialisti e comunisti dal terzo governo De Gasperi, l'Assemblea Costituente era ancora riuscita, come si sa, superando divisioni politiche sempre più profonde, a dare al Paese una nuova Costituzione che fu che entrò in vigore dal 1 gennaio del 48, no? Carta fondamentale dello Stato firmata, si badi, da un presidente dell'Assemblea comunista, che era Umberto Terracini, genovese di nascita. Questo non c'è, quasi per caso. La Carta fondamentale della Repubblica appariva in quel momento forse più la testimonianza estrema di un momento irripetibile, maturato nell'unità del clima del dopoguerra e già svanito, in corso di svanire, che il fondamento riconosciuto di una nuova convivenza civile. Però diede i suoi frutti. La guerra fredda ormai era diventata una realtà. Il piano Marshall, presentato nel giugno del 47, di cui so avete parlato, aveva ridisegnato a livello economico una mappa dell'Europa già tracciata dall'avanzata degli eserciti delle potenze prima alleate e ora sempre più
reciprocamente ostili. La dottrina Truman enunciata nel marzo del 1947, la costituzione del Comintern, l'ufficio di informazione dei partiti comunisti, nel settembre del 1947, furono poi i segnali di arroccamento di quelli che ormai erano designati come due campi contrapposti e irriducibilmente ostili, non più in qualche modo capaci di influenzare positivamente l'uno sull'altro. Su questo sfondo, il risultato delle prime elezioni del Parlamento italiano, in programma per il 18 aprile del 1948, rappresentava una posta di cruciale importanza anche a livello internazionale. E qui credo di non doverci tornare in modo particolare, perché so che ne avete parlato proprio forse la volta scorsa. Comunque fu un contrasto esasperato, caratterizzato da toni di asprezza che non avrebbero forse più avuto riscontro nella storia della Repubblica, in cui si contrapposero soprattutto due schieramenti, la Democrazia Cristiana da una parte e il Fronte Popolare dall'altra, che riuniva comunisti e socialisti. Il ruolo delle altre forze, monarchici, neofascisti, qualunquisti, liberali, socialdemocratici, finì per essere oscurato. Intervennero con tutto il loro peso economico gli Stati Uniti, dando la massima pubblicità agli aiuti forniti dal governo italiano e facendo capire che sarebbero cessati in caso di vittoria del Fronte Popolare. Scese in campo massicciamente la Chiesa Cattolica, mobilitando i comitati civici e le sue organizzazioni periferiche a sostegno della Democrazia Cristiana, in un clima di vera e propria crociata contro il comunismo, che sarebbe poi culminata l'anno successivo, nel 1949, con la scomunica dei comunisti e dei loro alleati. Persino Togliatti, che di regola preferiva ricorrere piuttosto che all'inventiva, al ragionamento, spesso un po' didattico, e lo condiva con punte di sarcasmo anche feroce, però persino Togliatti nella stretta finale della campagna elettorale si lasciò trascinare espressioni più concitate. In un celebre discorso di Piazza San Giovanni a Roma, per esempio, promise a De Gasperi che dopo la vittoria del Fronte Popolare gli avrebbe applicato le proprie scarpe debitamente chiodate in una parte del corpo che non voglio nominare. E già nell'editoriale di febbraio, questa era, come dire, quel tono anche un pochino forzatamente plebeo che voleva assumere in un momento di particolare tensione. Ma forse il clima era espresso meglio da un editoriale che scrisse in febbraio per il mensile del partito Rinascita, in cui accusava De Gasperi di non aver aperto bocca se non per pronunciare parole che significano non soltanto discordia, ma vero incitamento e provocazione alla guerra civile, di aver parlato della lotta suprema da combattersi e vincere ora o mai più, affrontando la morte, eccetera, eccetera. E significativamente commentava cose che si dicono quando si tratta precisamente di guerra e non di libera e democratica manifestazione della volontà popolare. In realtà, nemmeno Togliatti escludeva la prospettiva della guerra civile, come emerge per esempio dai colloqui con l'ambasciatore sovietico Kostilev, che sono poi venuti alla luce dopo l'apertura degli archivi ex sovietici, verso la metà degli anni 90. Il PC si teneva indubbiamente pronto a un'azione di forza nel caso che la Democrazia Cristiana reagisse con un colpo di Stato a un responso delle urne favorevole al Fronte Popolare. Questo è ampiamente documentato. E l'eventualità di questo colpo di Stato non era così remota, visto che uno dei più autorevoli consiglieri di Marshall, George Kennan, ventilò la possibilità di mettere fuori legge il PC prima delle elezioni del 18 aprile e che il governo italiano ordinò agli Stati Uniti armi per 10 milioni di dollari. Quindi la situazione era di grande tensione e veramente anche come un barile di polvere che una scintilla avrebbe potuto far esplodere. Non è sorprendente che di fronte all'eventualità di una guerra civile che poteva trasformarsi in conflitto internazionale, Togliatti cercasse di accertare quali erano le intenzioni di Stalin nei colloqui con questo ambasciatore sovietico. Forse è più sorprendente che si sentisse rispondere che i comunisti italiani non dovevano assolutamente avventurarsi in un'insurrezione, ma al massimo difendersi se erano attaccati.
il che era con ogni probabilità quello che anche Togliatti pensava, e che forse un'altra parte del partito era meno sicura di accettare. In ogni caso, il carattere di scelta di campo assunto dalla lotta elettorale non avvantaggiò il Fronte Popolare, così come lo danneggiò l'identificazione acritica con il campo socialista, e in questo senso l'applicazione, l'approvazione incondizionata del colpo di forza dei comunisti in Cecoslovacchia nel febbraio si rivelò particolarmente improvvida. Neanche giovò alle sinistre l'ostentazione di fiducia in una immancabile vittoria, anche se in privato, come risulta da non poche testimonianze, l'atteggiamento di Togliatti era tutt'altro che trionfalistico e lasciava anzi trasparire un certo scetticismo sulla vittoria. Il clima, d'altra parte, era avvelenato da una situazione sociale interna esplosiva. La politica di risanamento economico e finanziario inaugurata da Einaudi dopo la fuoriuscita delle sinistre del governo e dopo di lui da Pella, proseguita da Pella, aveva aumentato i livelli di disoccupazione già estesissima. La Confindustria attribuiva il dilagare degli scioperi a un piano preciso del Partito Comunista e invitava le imprese associate a non concedere nulla sul fronte della contrattazione. La campagna elettorale si svolse così in un clima di contrapposizione esasperata, in cui anche la situazione dell'ordine pubblico sembrò sul punto di sfuggire di mano. Non mi dilungo oltre su questo, ripeto, ne avete già parlato. I risultati rappresentarono in realtà una delusione bruciante per le sinistre. Alla Camera la Democrazia Cristiana ottenne il 48,5% dei voti, mentre il Fronte Popolare ne raccolse il 31%, cioè quasi 9 punti in meno rispetto alla somma dei voti di PC e PSUP, come ancora si chiamava il Partito Socialista, nelle elezioni dell'Assemblea Costituente del giugno 1946. I candidati comunisti eletti nelle liste del fronte, avvantaggiati dal gioco delle preferenze, in cui si fece valere molto la disciplina del partito, il fatto che il partito non era diviso al suo interno, ma lo era quello socialista, furono 133, quindi in realtà da questo punto di vista furono risultati migliori che nel 1946, quando i deputati comunisti erano stati 104, ma i socialisti, che erano nel 1946 115, scesero a 50. Fin dalle sue prime dichiarazioni Togliatti distinse i risultati ottenuti dal Fronte Popolare, che ammise inferiori a quelli sperati, e quelli fatti registrare dal Partito Comunista, che erano, disse, la riprova di un innegabile e notevole rafforzamento della nostra influenza tra le masse popolari. Insistette anche molto sulla limitazione della libertà elettorale del popolo italiano, dovuta al ricatto morale esercitato dalla Chiesa, all'interferenza degli Stati Uniti, alle pressioni dell'apparato dello Stato, addirittura brogli elettorali veri e propri che dava per avvenuti. Ma in realtà nelle sedi più riservate della direzione del partito, 26 aprile, del Comitato Centrale, 4-6 maggio, riconobbe apertamente la sconfitta come tale. Una sconfitta che toccava anche il PC, il quale aveva perso voti nell'Italia settentrionale e non era riuscito a guadagnarne nella misura prevista in quella meridionale. Era rimasto stabile soprattutto e soltanto nell'Italia centrale. Togliatti lasciò però intendere che la vittoria della DC apriva nuove prospettive per l'estensione dell'influenza del partito. Il pericolo ritenuto reale di un totalitarismo politico democristiano, accompagnato sul piano del governo e dell'economia da quello di un regime corporativo, tutte accuse che si esprimevano apertamente nei confronti della Democrazia Cristiana, e su quello della vita culturale accompagnato dall'invadenza dilagante del clericalismo, questa era certamente un'accusa più fondata, possiamo ben dirlo, offrivano nuovi spazi al PC per costruire un largo sistema di alleanze sociali e politiche contro la reazione. Nell'insieme, dobbiamo dire, la posizione di Togliatti all'indomani della sconfitta del 18 aprile cercava di conciliare esigenze diverse. La prima era quella ovviamente di non demoralizzare i quadri del partito, di non disperdere quindi questo patrimonio, come dire, di
di grandi investimenti umani che erano stati spesi. La seconda era di non prestare il fianco a nuove critiche dopo quelle che Mosca e il Cominform avevano fatto già seguire all'esclusione dei comunisti dal governo, accusando il PC di averla subita troppo passivamente. Critiche che avrebbero potuto, fra l'altro, minare e in parte stavano minando la sua autorità all'interno stesso del partito, del PC. La terza, infine, era, e questa mi sembra poi anche una cosa importante da sottolineare, la sua convinzione che non si dovessero abbandonare le linee di fondo di una politica in cui non aveva smesso di credere, cioè che era questa politica di penetrazione, di lunga marcia attraverso le istituzioni, no? In qualche modo, quindi di integrazione nel sistema politico repubblicano per cambiarlo anche profondamente dall'interno, al limite anche per cambiargli proprio la natura sociale, però con mezzi appunto graduali e fino a che ritenuto possibile pacifici. Si può dire che i primi due obiettivi furono raggiunti, perché la sconfitta venne assorbita dal PC senza che risultasse veramente intaccata la sua forza organizzativa, no? Nel 1948 non vi fu una perdita di iscritti da parte del Partito Comunista e non emerse una linea all'interno del partito capace di proporsi davvero come alternativa alla sua linea, quella di Togliatti. Tuttavia, in questo senso, il terzo obiettivo, quello cioè di restare fermi a quelle linee politiche generali prima enunciate, quello non poteva dirsi del tutto realizzato, perché la chiarezza di quel progetto politico che era stata formulata a cavallo tra il 44 e il 45 risultò seriamente offuscata, almeno per alcuni anni. È stato detto, è stato notato più volte che mancò da parte del Partito Comunista Italiano un approfondimento serio della sconfitta del 18 aprile. Questo è certamente vero. Dobbiamo pensare che se mancò fu anche perché nei mesi successivi due eventi intervennero a monopolizzare l'attenzione del partito. Il primo fu la rottura tra il blocco comunista e la Jugoslavia di Tito in giugno, e il secondo fu l'attentato a Togliatti in luglio. Non mi soffermo sul primo, cioè sulla rottura fra il Cominform e Tito, che comunque, mi limito a notare, in realtà rafforzò il PC, rafforzò nel PC il sentimento fortissimo dell'appartenenza irrinunciabile e anche, come dire, non modulabile a uno dei due campi contrapposti. Quindi si sceglieva di stare dalla parte dell'Unione Sovietica. Mi fermerò invece sul secondo, cioè sull'attentato del 14 luglio. La vittoria della Democrazia Cristiana alle elezioni di aprile, netta oltre ogni previsione, non aveva smorzato infatti la tensione. Nelle settimane successive al voto, l'attenzione del Parlamento fu polarizzata dalla ratifica dell'accordo con gli Stati Uniti sul piano Marshall. E nella discussione alla Camera il 10 luglio, Togliatti denunciò in quell'accordo una subordinazione alla politica dei dirigenti imperialisti degli Stati Uniti e ammonì che se il paese fosse stato trascinato in una guerra, cito, noi conosciamo qual è il nostro dovere, alla guerra imperialista si risponde oggi con la rivolta, con l'insurrezione per la difesa del paese, dell'indipendenza, dell'avvenire del proprio paese. Questo era, come dire, lo specchio evidente di una radicalizzazione delle posizioni dello stesso Togliatti all'indomani del voto del 18 aprile, anche se era, come dire, un'esibizione muscolare, credo, fatta ad ampia, in ampia misura ad uso interno. Comunque, queste parole furono pronunciate. Tre giorni dopo, un editoriale del quotidiano socialdemocratico, siglato dal suo direttore Carlo Andreoni, bollava la iattanza con la quale il russo Togliatti parla di rivolta e esprimeva la certezza che il governo della Repubblica e la maggioranza degli italiani avranno il coraggio, l'energia, la decisione sufficiente per inchiodare al muro del loro tradimento Togliatti e i suoi complici, e per inchiodarveli non solo metaforicamente.
Allora, questa prosa virulenta era emblematica del clima in cui matura l'attentato del 14 luglio contro il segretario del Partito Comunista, il quale, appena uscito da Montecitorio in compagnia di Nita Iotti, fu fatto segno di 3 colpi di pistola sparati da Antonio Pallante, un giovane siciliano di estrema destra che, subito arrestato, dichiarò di aver agito da solo e di aver voluto colpire in Togliatti l'elemento più pericoloso della vita politica italiana, che con la sua attività di agente di potenza straniera impedisce il risorgere della patria. Al termine di un processo relativamente rapido, Pallante fu condannato a 20 anni, poi ridotti a 13 e in parte condonati, per cui 9 anni dopo era fuori. Si parlò subito di contatti di Pallante con ambienti fascisti e con personaggi in sospetto di mafia, ma nemmeno il Partito Comunista parve molto convinto dell'ipotesi di un complotto. Ai suoi dirigenti premeva piuttosto mettere in luce che l'episodio era maturato in un clima di isteria anticomunista alimentato dalla stampa e tollerato, a dir poco, dal governo in carica. Fin dalle prime ore, la notizia del ferimento di Togliatti suscitò nel paese un'ondata di emozione enorme e una mobilitazione di massa spontanea impressionante per le sue dimensioni. Sia la direzione del partito sia il sindacato furono in realtà colti di sorpresa dall'imponenza della risposta di massa, che in non pochi casi sembrava davvero sul punto di trasformarsi in quella spallata decisiva che tanti si aspettavano. Scattarono meccanismi di difesa che il partito aveva predisposto per l'ipotesi di una provocazione e di un colpo di Stato, e in qualche caso sfuggirono di mano soprattutto per l'intervento degli ex partigiani a chi gli aveva ideato. Longo e Secchia, che come vice segretari assunsero la direzione del partito, non volevano l'insurrezione, perlomeno non in quel momento e in condizioni che giudicavano sfavorevoli. Nella direzione che si riunì la sera del 14 luglio, però, non tutti apparivano ugualmente decisi a far rientrare subito il mondo. La CGIL era in una posizione difficile, perché le sue componenti, ricordate che la CGIL era fino a quel momento un sindacato unitario, no? Che rappresentava l'intero movimento dei lavoratori italiani, perché le sue componenti democristiana, socialdemocratica e repubblicana erano ostili per principio allo sciopero politico e ritenevano che lo sciopero scoppiato di fatto spontaneamente per l'attentato a Togliatti fosse uno sciopero politico. Ma questo sciopero, lo sciopero generale, era dilagato in tutto il paese prima ancora di essere stato proclamato, e il problema era semmai di fissargli un termine e un obiettivo. Questo obiettivo venne indicato dal PC nelle dimissioni del governo della discordia, della fame, della guerra civile, come veniva definito. Una richiesta obiettivamente non realistica, a meno di impegnarsi in un braccio di ferro di imprevedibile durata che avrebbe fatto aumentare i rischi di guerra civile che invece il PC voleva in quel momento comunque scongiurare. Si arrivò così il 16 luglio all'ordine di cessazione dello sciopero, senza ottenere nemmeno le dimissioni del ministro degli interni Scelba, additato come principale responsabile del clima in cui era maturato l'attentato. Togliatti ritornò a Roma alla metà di settembre, dopo un periodo relativamente breve, in fondo di convalescenza, comunque durato diverse settimane. Non insistette sull'ondata repressiva che il governo aveva scatenato contro i protagonisti di quel movimento, con migliaia di arresti e di perquisizioni, e si direbbe quasi che volesse gettare acqua sul fuoco. Il 24 settembre, in un comitato centrale, il nocciolo della sua critica fu rivolto contro quella parte del partito che ha pensato che il 18 aprile fosse una sconfitta dalla quale ci si potesse rialzare soltanto con un vasto movimento di carattere insurrezionale. Quindi era in qualche modo raddrizzare fortemente il bastone nel senso opposto. Però non mancava una rampogna nei confronti di chi aveva inteso la democrazia progressiva come la parola d'ordine di un'avanzata verso il socialismo senza scosse, senza gravi lotte e soltanto attraverso una serie di compromessi. Quindi in qualche misura un colpo al cerchio e un colpo alla botte, però direi più alla botte che al cerchio, insomma più all'uno che all'altro in ogni caso.
A questa critica si accompagnava la precisazione che non si poneva un problema di svolta politica, e questo era evidentemente importante, cioè significava che qui ci sottoscriveva una sorta di prolungamento della tregua che si era fissata con la revoca dello sciopero generale. Che bilancio trarre da queste drammatiche settimane? Per 3 giorni, paralizzata dallo sciopero generale, l'Italia sembrò sull'orlo della rivoluzione. Restarono sul terreno almeno 15 morti, equamente divisi fra agenti delle forze dell'ordine e dimostranti, mentre vennero operati migliaia di arresti. Eppure, in quel momento decisivo, ciascuna delle due parti che si fronteggiavano compì un passo indietro, sull'orlo del baratro, direi. I comunisti frenarono, evitando che il moto si trasformasse in insurrezione, e presto lasciarono cadere anche la richiesta di dimissione del governo. Questo a sua volta non cedette alla tentazione di mettere fuori legge il PC. La guerra di movimento dei caldi mesi di febbraio-luglio si trasformò lentamente, per usare i termini usati da Gramsci, in guerra di posizione. Le appartenenze separate, benché avessero ormai messo radici profonde e destinate a durare, non cancellarono del tutto il senso di una cittadinanza comune e il rispetto di una serie di regole, sia pure a malincuore condivise. Per questo insisto sull'enorme importanza che aveva avuto l'impegno del partito nella fase costituente. La democrazia, malgrado tutto, tenne. Dopo la sconfitta elettorale del 18 aprile, la consapevolezza di essere confinato all'opposizione per un periodo di tempo certamente lungo, sommandosi ai condizionamenti della situazione internazionale che era dominata dalla guerra fredda, ebbe effetti sulla linea politica e organizzativa del Partito Comunista e dello stesso Togliatti. È una fase di irrigidimento della linea politica che era stata seguita, diciamo così, fino alla primavera e anche all'estate del 1947. Certo, sul piano interno organizzativo del reclutamento il contraccolpo viene rapidamente assorbito, il modo ascensionale degli iscritti riprende subito e non si interrompe ancora per qualche anno, raggiunge il massimo nel 1951 con più di 2 milioni di iscritti, una cifra mai raggiunta da nessun partito, ovviamente salvo che in regime dittatoriale. Complessivamente, nonostante il massiccio impegno dispiegato nella lotta contro il pericolo di una terza guerra mondiale e di una conflagrazione nucleare, che sarebbe stata la forma in cui questa quasi certamente si sarebbe manifestata, nonostante questo impegno facesse breccia anche in alcuni settori del mondo cattolico o dell'intellettuale laica di sinistra, però la politica comunista assunse in quegli anni, parliamo dal 1958 fino almeno al 1953, tratti essenzialmente difensivi. Il partito faceva quadrato su un duplice piano: all'interno del paese nella difesa contro la discriminazione e la persecuzione dei propri militanti, la discriminazione sul terreno sindacale fu, come sapete, particolarmente dura, con decine di migliaia di licenziati per rappresaglia, come venivano definiti, ma di fatto si trattava in effetti di licenziamenti con motivazioni essenzialmente politiche. Dicevo, fa quadrato su questo da un lato, dall'altro sempre sul terreno della politica internazionale individuale del rapporto con l'Unione Sovietica, il punto di riferimento obbligato nello schieramento dei blocchi contrapposti. La virulenza della campagna anticomunista che era sostenuta in questi anni in modo particolarmente attivo dalla Chiesa Cattolica e la semplificazione delle scelte di campo portarono all'accentuazione di aspetti fideistici della identità comunista e favorirono, specialmente in alcuni ambiti territoriali, il costituirsi di una vera e propria subcultura comunista, a cui corrispondeva l'almeno tendenziale formazione di elementi di una controcultura orgogliosamente rivendicata dal partito. Malgrado questo, la penetrazione capillare del partito subì forse nella società italiana
incontrò e forse si creò essa stessa degli ostacoli, ma non si interruppe. La scissione sindacale del 1948 non aveva inizialmente intaccato e non intaccò fino al 1954-55 l'egemonia comunista in seno alla classe operaia organizzata. La rete delle organizzazioni unitarie, cioè formalmente apartitiche, malgrado una consistente presenza al loro interno dei socialisti, del resto legati al Partito Comunista da un patto di unità d'azione, era un veicolo non indifferente di socializzazione dei ceti subalterni, di propaganda ideologica, ma anche di una propaganda elementare ma pedagogicamente efficace al loro interno. Tuttavia, le possibilità dei comunisti italiani di far politica, come amava dire Togliatti, rimasero per lungo tempo quasi inesistenti. Solo a partire dal 1953 la situazione cominciò a modificarsi. Il parziale superamento della contrapposizione frontale e totale dei due blocchi internazionali, ricordiamoci che nel 1953 era morto Stalin, in marzo, 1 gennaio era entrato in carica un nuovo presidente americano, Eisenhower, e comunque un certo segno di discontinuità nella politica americana, pur essendo Eisenhower repubblicano rispetto al democratico Truman, si credeva di poterla cogliere, e soprattutto il fallimento della legge elettorale maggioritaria, chiamata dalle sinistre la legge truffa, su cui De Gasperi aveva puntato nelle elezioni politiche del 1953 per emarginare definitivamente l'opposizione comunista e per creare la possibilità di una maggioranza che avesse i numeri per modificare la stessa Costituzione. Questa era la ragione per cui non solo da parte del Partito Comunista vi fu una strenua opposizione, con l'unico caso di ricorso all'ostruzionismo parlamentare in aula per impedire l'approvazione della legge truffa, che fu applicata, che fu approvata, ma che al momento del voto, il 7 giugno del 1953, per un pugno, diciamo così, di 50.000 voti circa non scattò, cioè le forze del blocco riunite intorno alla Democrazia Cristiana non riuscirono ad aggiungere quel 50% dei voti più uno che avrebbe dato loro diritto a avere il 65% dei seggi parlamentari. E quindi la legge truffa non scattò, e da allora di legge maggioritaria in Italia non si sarebbe parlato, proprio per una sorta di tabù, no? Che era nato in situazioni molto particolari, che man mano aveva perso di senso, parzialmente di senso, non sarebbe parlato più per parecchio tempo. Comunque, ecco, nonostante questo, anche se questa modificazione del quadro interno e internazionale aprivano al PC nuovi spazi, questi non furono subito sfruttati. I limiti e i ritardi di un'analisi economica che restava ancora ancorata a un'interpretazione molto tradizionale del capitalismo monopolistico come pura stagnazione, putrefazione, secondo i termini così carichi che si usavano allora, del capitalismo, impedirono al PC di cogliere tutte le implicazioni del processo di profonda trasformazione che stava in realtà cominciando ad investire nel frattempo la struttura proprio dal 53 in poi, direi, ma forse già prima del 50, la struttura sociale del paese, e poneva quindi alla linea strategica e organizzativa del partito problemi nuovi, non più solo difensivi, tra l'altro. Certo, una certa correzione di rotta negli indirizzi organizzativi del partito si era lentamente avviata, anche con ricambi all'interno del suo gruppo dirigente, con l'emarginazione di Secchia, che era stato il rappresentante dell'ala più dura e in qualche modo anche il recettore di spinte di opposizione a Togliatti. Però questi effetti di un cambiamento stavano appena cominciando a manifestarsi quando sopravvenne quello che Pietro Ingrao, in un celebre articolo pubblicato poi anni dopo, avrebbe definito
l'indimenticabile 1956. Non parleremo di questo ovviamente oggi, perché aprirebbe un campo enorme, voglio solo chiudere sostanzialmente o quasi su questo. Gli avvenimenti di quell'anno ebbero un effetto contraddittorio sul Partito Comunista, perché lo shock provocato dalle rivelazioni di Khrushchev al 20° congresso del Partito Comunista Sovietico sui crimini di Stalin, eccetera, incrinò un universo che era fatto di certezze fideistiche e aprì la strada a un processo di profonda e sofferta rielaborazione anche del tema rapporto fra democrazia e socialismo. Però pochi mesi dopo, quando questo processo in fondo era appena cominciato e anche con un dibattito piuttosto libero e aperto sulla stampa del partito fra i suoi intellettuali in modo particolare, sopravvenne l'invasione sovietica dell'Ungheria, la repressione del moto popolare, della rivoluzione, se così si vuole chiamarla, ottobre-novembre 1956, e naturalmente il clima di crociata anticomunista che la seguì, anche in Italia, con assalti veri e propri, come a Milano, alle sedi di partito, dei giornali di partito per l'Unità, favorirono un ricompattamento della base militante, soprattutto operaia, su posizioni di identificazione con la patria del socialismo, diciamo, quella che veniva considerata tale. Per contro si lacerò in modo grave, in quel momento, quel rapporto privilegiato che fino a quel momento il partito aveva avuto con gli intellettuali, un rapporto, ripeto, l'ho ricordato, pazientemente costruito a partire dal 1944, e che aveva rappresentato uno dei tratti distintivi del comunismo italiano. Senza dubbio il PC uscì scosso da quella crisi, forse perse una grande occasione di avviare per tempo il proprio distacco critico dall'Unione Sovietica, anche se resta dubbio, non si sta a fare come noto la storia con i sé, che se volte è utile, resta dubbio che la base militante avrebbe accettato allora uno strappo con l'Unione Sovietica, quale che si poté poi compiere quanti anni dopo, 25 anni dopo. Togliatti, per la sua storia e per la sua formazione, non poteva probabilmente essere lui l'artefice di una svolta di quel genere. Infatti accolse con evidente fastidio le rivelazioni del rapporto segreto di Khrushchev e la loro, diciamo, la spettacolarizzazione dei crimini di Stalin che questo conteneva, anche se poi cercò in una celebre intervista alla rivista Nuovi Argomenti nel giugno del 1956 di avviare una riflessione critica seria su quella che definì la degenerazione del sistema sovietico, attirandosi con questo anche critiche piuttosto dure da parte dei sovietici stessi. Tuttavia, né le solenni dichiarazioni dell'ottavo congresso del partito in dicembre di piena lealtà alla democrazia, né qualche anno dopo il ruolo ancora una volta decisivo nella mobilitazione antifascista e quindi nella difesa del sistema repubblicano dalle insidie del luglio 1960, nella sconfitta del tentativo reazionario di Tambroni, né l'una né l'altra cosa furono sufficienti a reinserire a pieno titolo nel gioco politico italiano il Partito Comunista, sul quale continuava a gravare la presunzione di partito antisistema. Anzi, i fatti del 1956, provocando il distacco del Partito Socialista Italiano dall'alleanza frontista e la sua progressiva integrazione e omologazione in una nuova maggioranza di centro-sinistra, costrinsero i comunisti a misurarsi con nuove difficoltà politiche, mentre, ci ho già accennato, le profonde trasformazioni dell'economia e della società italiana li ponevano di fronte a sfide e problemi inediti. Ma qui si apre un altro capitolo della storia del PC e vi ho trattenuto già molto oltre le mie aspettative, perché mi scuso, grazie.